Il complesso monastico di Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra, ubicato nella valle del torrente Fiastra, a breve distanza dalla sua confluenza nel Chienti, circondato da una riserva naturale caratterizzata da una selva lussureggiante, è uno dei maggiori insediamenti cistercensi in Italia. Originariamente inserito nella rete di relazioni europee dei monaci e legato con la Lombardia, da cui provenivano i 12 monaci che lo fondarono tra il 1140 e il 1144. Di provenienza lombarda anche le maestranze addette all'opus edificandi, che praticarono un ampio riuso di materiali di spoglio di Urbs Salvia. Il monastero subì notevoli danni nel 1422 per il saccheggio di Braccio da Montone, con la demolizione delle volte della navata e del transetto della chiesa, compresa una torre d'incrocio e del chiostro. Si provvide a un primo restauro delle strutture danneggiate e alla decorazione pittorica della chiesa a partire dal 1456 e sono di quell'epoca la crocifissione commissionata a Stefano Folchetti. Come pure notevole è la Madonna con il Bambino del XIV secolo, ascritta all'ambito dei Salimbeni. Il complesso dell'edificato, del quale fa parte anche il neoclassico Palazzo Bandini Giustiniani, disegnato dalla Leandri, si pone al centro di un'area naturalistica protetta, che lo rende turisticamente ancora più interessante. Si accede al corpo principale, rappresentato dalla chiesa, attraverso un elegante vestibolo, che introduce a un ambiente dove i rifacimenti avvenuti nel corso dei secoli hanno creato un effetto del tutto particolare. La doppia colorazione e l'originale andamento delle colonne conducono lo sguardo alla crocifissione. Grazie alla sua essenziale semplicità, dona una carica di spiritualità molto forte a tutto l'insieme. Di fianco all'edificio sacro c'è un ampio chiostro quadrato, dove gli archi si susseguono incessanti, creando uno scenografico gioco di luci e ombre e donando squarci di sapore pittorico che hanno per protagoniste le linee tese dei tetti e l'architettura del palazzo nobiliare. Ovunque risuonano ancora i passi cadenzati dei monaci in preghiera e la serena vibrazione dei loro canti.